Ciao a tutti, popolo del tubo, bentornati in un nuovo episodio della Chamberg Valley. Oggi, amici miei, vi porto a vedere degli abbellimenti che ho fatto in farm. Come potete vedere, grazie al pack NNMC, il pack è quello con tanti addobbi, diciamo, non è che stiamo a Natale, comunque con tante decorazioni, sto abbellendo la farm, ma non solo, amici miei, sto anche creando degli orticelli in giro per la farm. Qua ci ho già seminato le patate, come potete vedere, mentre di qua ci voglio seminare i pomodori. Ho creato questi piccoli orti, ci ho messo la calce e qui adesso devo interrare la calce e tutto il resto, perché altrimenti la mappa non mi fa prendere la fertilizzazione. Sapete che c'ha dei piccoli problemi con la fertilizzazione sta mappa. Sicuramente ne uscirà un update, ma finché non uscirà appunto quell'update dobbiamo fare così per fertilizzare. Ho risolto, no? Infatti voglio dare la soluzione a tutti quelli che la scorsa puntata lamentavano il mio stesso problema, ovvero che il campo prende solo il 50% di fertilizzazione. Allora, dovete fertilizzare una volta prima di seminare e una volta dopo. Io non so se questo è un bug o è una cosa voluta, ma la mappa questa qua funziona così. Infatti adesso io ho dato la calce, ho fertilizzato sopra la calce e non me l'ha preso, perché devo interrare la calce. Quindi o c'è uno script particolare che è voluto sta mappa, oppure è un bug, non lo so raga. Comunque fatto sta che dovete dargli una botta di fertilizzante, interrarlo o no, io adesso non lo so se va interrato o meno, però una botta di fertilizzante, seminare e dopo rifertilizzare, e vedrete che la fertilizzazione vi andrà a 100%. Io per lavorare l'orto ovviamente ho preso il Fiat 670H, ho preso delle seminatrici piccolette, ho preso il Ripper Angeloni e poi, come potete vedere, per dare lo stato di coltivato, ho preso il bellissimo la bellissima Vangatrice Selvatici, che vi lascio in descrizione, amici miei. Se anche voi volete usare la Selvatici, ve la lascio in descrizioncina. Per seminare le patate invece ho usato la seminatrice del pack di Peppe, del Grim Pack. Quindi tutto abbastanza spettacolare, raga. Guardate qua. Lavoriamo l'orto con la Selvatici, la chiamo sta puntata. È troppo carino l'orto. Qui ci seminiamo i pomodori. Il gioco, la mappa ha già tutto quello che ci serve. Quindi abbiamo la raccoglitrice di pomodori, abbiamo la pallettizzatrice. Mi stava a cadere un dente. Quando dico pallettizzatrice mi cade sempre un dente, non lo so perché. Guardate che carini, che orti carini. E poi ne possiamo fare quanti ne vogliamo. Cioè possiamo comprare una zona dedita solo agli orti, volendo. Per il momento ne ho fatti due in farm, ma sapete che è un attimo farne altri dove vogliamo. Per cominciare ne ho fatti due qua così, ma ripeto, ne posso fare a bizzeffe. Hashtag bizzeffe, raga. La stalla è ancora vuota, non è arrivato ancora il momento di comprare le vacchette, anche perché non abbiamo più una lira. Allora, qua posiamo tutto. Questa è la vangatrice, la mettiamo qua. Ok, devo dare un po' di concime. Vediamo se me lo prende. Ho preso uno span di concime piccolissimo della Lizard. Eccolo qua. Piccolissimo. Andiamo a vedere se adesso ce lo dà. Se adesso ce lo dà lo stato di fertilizzazione. Un po'. Mi sa che non ce lo dà manca adesso, eh. Mi sa che non ce lo dà manca adesso. Quindi bisogna dargli il concime bisogna dargli il concime, allora, una volta trebbiato. Quindi una volta che abbiamo interrato è inutile. Oh, a me così mi hanno detto in live, raga, mi hanno detto di far così. Non avevo provato, però a quanto vedo non mi pare che prenda il concime. Tutto ciò è davvero disdicevole, raga. Tutto ciò è davvero disdicevole. Vabbè, raga, impariamo insieme, eh.
impariamo dagli errori, mettiamo a disposizione le nostre esperienze e facciamo uno scambio appunto di esperienze, di cose. A quanto sembra questa cosa qua non funziona, non funge. Ma che amarezza. Adesso io devo seminare pomodori. Vediamo un po' che seminatrice mi ci serve per i pomodori, perché io per il momento ho solo questa che è solo per le patate. Allora, vediamo un po' che seminatrice mi ci vuole per i pomodori. Ma che non mi funziona più nemmeno... Raga, non mi funziona più nemmeno la shop delivery. No, mi sa c'ho qualche bug è brutto, raga, eh. Mi sa c'ho qualche bug è brutto, raga, eh. C'ho qualche bug è brutto. Non mi si apre più nemmeno... Non mi si apre più nemmeno l'F1. No, raga. C'ho dei bug brutti. Mi si è buggato tutto, raga. Devo riavviare. Ed eccomi, ragazzi. Eccomi tornato. Adesso rifunziona tutto. Ci sta, amici miei. In una mappa così ci può stare qualche piccolo bughettino. Allora, andiamo a prendere le piantatrici per seminare i pomodori. Io avrei pensato a delle mod che ho trovato sul Modab, o la Compact, che è una piantatrice, permette anche i pomodori da 3,3 metri, oppure la Rau addirittura da 3 metri, ancora più piccolina. Forse è ancora più carina questa. Forse questa è ancora più carina. È ancora più carina. Fertilizer tank, ma tanto non fertilizza sto coso, quindi sti campi non si fertilizzano. 2500 euro, raga, e passa la paura e vai. Seminatrice da 3 metri, piccolina, leggerissima, per piantare i nostri bellissimi pomodori. Allora, andiamo un attimino a caricare i semini, i nostri bei semini di pomodori. Ok, retromark. Ok, vai di semini di pomodori e andiamo al campo. Avete visto che belle le animazioni dei serbatoi che si chiudono e si aprono? Mi sa la prima volta che vedo delle seminatrici con i serbatoi posteriori così che si aprono, diciamo a livello di piantatrici. Che mi sa che quelle di default nel gioco non lo fanno. Allora, qui ragazzi stiamo seminando l'orto, quindi... No, aspetta, no, il mais, i pomodori. Quindi non ci serve la GPS, dai, non possiamo usare la GPS anche per l'orto. Vai di tomato, amici, vai di tomato, semina dei pomodorini. Allora, vi lascio in descrizione sia la come si chiama? La Selvatici che questa seminatrice qua. Così se volete potete usarle. La Selvatici sono strasicuro che anche per console, questa non mi ricordo, non lo so. Comunque c'ha la marca strana, Rau, non credo che questo sia un brand ufficiale del gioco, quindi non lo so. Magari c'è ed è Lizard, per carità, però ho i miei dubbietti. Adesso seminiamo e vediamo se mi fa fertilizzare. Una volta che abbiamo seminato, se lui mi fa fertilizzare. Staremo a vedicchiare, amici. Ok. Intanto io ringrazio anche il mio amico Michael un'altra volta, che ha aggiornato i percorsi dell'autodrive e mi ha fatto anche i percorsi per la monnezza. Quindi adesso l'operaio va da solo da un punto all'altro, grazie all'autodrive, a raccogliere i sacconi che poi ci servono per la produzione di biodiesel. Quindi grazie al buon Michael. E li ha messi a disposizione anche di tutti voi, eh? Basta che scrivete su Google Chamber Valley Autodrive e vedrete che ve li trova subito. Mi raccomando di scaricare la V2 però, perché la prima versione era quella vecchia. La V2 è quella che c'ha anche i percorsi per la monnezza. A posto amici. Abbiamo seminato anche i pomodori. E adesso vediamo se prende la fertilizzazione. Me lo auguro. Ok, stacco questa. Qua sotto qui c'ho tutto ciò che riguarda l'orto. E attacco questa. Andiamo a vedere se adesso prende il fertilizzante. Prima non ce l'ha preso. Adesso vediamo come la pensa, ragazzi.
Vediamo un po'. Vai. No, nemmeno dopo la semina. O sì. Vediamo un po'. No, non prende niente. Vediamo se va a stadi di crescita. Aspettiamo il prossimo stadio di crescita e vediamo se fertilizza con lo stadio di crescita. Comunque ho visto che in testing ci dovrebbe essere anche un update di questa mappa qua. E vediamo un attimino. Vediamo un attimino. E famo un giro adesso di tutti i nostri averi. Allora, questo è il camion da monnezza. Ok, fermo qua. Ci ho messo anche un coso dietro perché così qua ci metto la monnezza organica. Qua ci metto quella normale. Ok, mi pare che ho l'apetto. Ecco, l'apetto che stava tornando alle serre con l'autodrive. Vai. Poi mi sembra che stia tutto a posto. Perfetto. Allora, controlliamo un attimino. Facciamo un girettino di tutto. Vediamo le serre. Ok, le serre stanno in piena lavorazione. E andiamo poi a vedere la fabbrica di biodiesel. Andiamo dalla fabbrica di biodiesel. Qua abbiamo un bel po' di biodiesel, ma purtroppo abbiamo fermi. Non ci abbiamo semi di soia, girasole e colza. E a proposito, vediamo un po' il campo. Intanto qua mi sposto la monnezzetta, così ne spawna un'altra, comunque sono soldi. Vediamo un po' il campo. Io avevo messo l'operaio, mi pare, a dirgli di seminare. Vediamo un po' come stanno le cose. Credo che devo mandare avanti il tempo. Vediamo un po' se c'è già. Sì, tra un'ora semina. Allora, mandiamo avanti il tempo d'un'ora. Ecco fatto. Ecco fatto. Lui ha seminato. Ha seminato. Quindi adesso, come vedete, fertilizzato 50%, è arrivato il momento di diserbare. Quindi, mandiamo, prendiamo il nostro bel trattorotto, si sta facendo notte, tra l'altro, la nostra bellissima botte Amazzone che abbiamo comprato, che va benissimo, per questo trattorone qua. E intanto mandiamo lui al campo, che è il campo... I campi non ci sono nell'autodrive, li dovete mettere voi, io l'ho fatto, l'ho messo io un punto sul campo, se lo trovo. Campo, 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 campo 21, eccolo qua. Mandiamo lui al campo 21, intanto, mentre che io organizzo un po' qua. Per organizzare qua ci vorrebbe un bob gattino, un caricatore frontale, non lo so. Che possiamo comprare qua? Io direi un bob cattino, un caricatore frontale. Allora, vediamo un po', vediamo un po'. Un bob cattino quanto ci costa? Un qualcosa comunque di piccolo, che non rompa troppo RK. Ad esempio, bella, bella, 25.000 euro questa qua della John Deere. Bella, 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 bella. Ci sta questa... E mi ci compro il cosino della CSZ, quello che prende praticamente tutto. Dov'è? Pale caricatrici, CSZ. Vediamo se c'è, spero di sì. Questo qua dovrebbe essere, vero? Un movimentatore di Big Bud. Sì, di Big Bug, anzi no, Big Bud. Ok. Così facendo, raga, io riesco a caricare tutto e a spostare tutto. Ok, vedete? Posto sia i pallet che i sacconi. Perfetto. È un botto utile sta cosa. Ok, qua ci mettiamo la calce. Lì ci sono i semi. Qua ci mettiamo calce e fertilizzante. Così all'occorrenza abbiamo tutto. È utilissimo, raga, sto coso. Oh, vedete? Con sto coso davanti prendiamo tutto. Il cosino davanti fa parte del pack CSZ, si chiama movimentatore di Big Bug, no, di Big Bud, come ho detto prima. Oh, K, quanto lavoro da fare, amici, anche in questa farmettina. C'è un botto di roba da fare. Allora, vediamo quanto gli manca all'operaio. 1 minuto e 55 ancora, a voglia, come si dice, beato chi c'ha un occhio. Allora, nel frattempo, sistemo ancora un altro po' la farm. Sistema un altro po' la farm, diciamo, a livello di disegno. Ecco, mettiamo qua un po' di fango.
Mettiamo anche qui un po' di fango. Questa è casa mia, quindi io qua ci metterei. Vabbè, dai, un po' di cemento davanti casa andrebbe messo. Vediamo un po' se trovo il cemento. No, questo cos'è? Oh, la terra? No, io volevo mettere il cemento. No, questa è roccia. No, queste sono mattonelle. Questa è la ghiaia. Cemento non c'è. Cioè, non ci hanno messo il cemento. Eccolo il cemento. Un po' di cemento davanti casa ci sta tutto, ragazzi. Perché se no entriamo in casa e ci famo tutto, sporchiamo tutto. Però è difficile quando incontra. Ecco, quando incontra. Ok, qua ci mettiamo cemento. Come se non ci fosse un domani. Cemento, cemento. Ok, perfetto. E cementicchio, cementicchio. Poi mettiamo un po' di sporchicchio. Un po' di sporchicchio qua e là, qua sotto qua, perché c'è la produzione, non so di che è. Però ecco, sotto a qua agli scarichi ci mettiamo un po' di sporchicchio. E ci sta un po' di sporchicchio in giro per la farm. Anche qua un po' di fanghetto sotto ai capannoni, un po' di sporchicchio. Ok, un po' di sporchicchio pure qua, che qua è la strada. Ok, vedete, lo sporchicchio serve, raga, eh. Lo sporchicchio serve, anche qui un po' di sporchicchio, che qui ci si passa con le ruote, eccetera, eccetera. Un po' di sporchicchio. Che famo qua? Qua, ragazzi, ci passano i mezzi, ci mettete lo sporchicchio. Sporchicchio qui, sporchicchio qua. Hashtag sporchicchio, raga, eh. Ricordatevi sempre, hashtag sporchicchio. Qua, non so, c'è una cisterna, non so di cosa, ma sicuramente qua bagna, quindi sporchicchio. Anche qui sporchicchio, raga. Anche qua hashtag sporchicchio. Ok, un po' di sporchicchio dove ci passa la roba, ma anche se non so cosa ci passa, sinceramente. Sporchicchio anche qua. Perfetto. Lì devo toglierla quella cosa da lì, eh. Andiamo a togliere anche la. Oh, è arrivato! È arrivato, raga, è arrivato, è arrivato. Campo. Ma non c'erano le erbacce qua? Al campo 21? Oh, raga, mi sa che ho sbagliato campo prima. Ho sbagliato campo. Cacchio, è il mio il 21. Ho sbagliato campo. Vabbè, dai, tanto gli devo dare il diserbo preventivo. Gli do il diserbo preventivo e buonanotte. Allora che cacchio di campo era quello che ho visto io? Ah, ma no, era il mio, è che non sono cresciute le erbacce dappertutto. Non sono cresciute dappertutto le erbacce, vedete? Allora aspetto il giorno di gioco di domani, va. Aspetto il giorno di gioco di domani, così tutto il campo cresce con le erbacce uniformemente, perché così non si può vedere, raga. Sinceramente non si può vedere una roba del genere. E namo, no, raga. Hashtag e namo, no. Allora, andiamo a casa. Andiamo a casa, andiamo a dormire. E poi nel giorno dopo di gioco mettiamo l'operaio a dare il diserbo. Dai, dai, facciamo cuscì. Facciamo cuscì. Sì, facciamo cuscì. Allora, 8 di mattina. Via, 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 vai col tempo. Piove, ovviamente. Come sempre quando dobbiamo fare una cosa. Qui dice che tutti i punti monnezza sono pieni. Aspettate, ma andiamo avanti un attimo in tempo, perché così non diamo il diserbo con la pioggia e ci togliamo i citofoni da de mezzo. Oh, ok, dai, dai, che non piove più. Vedi, citofono, non piove più, c'è il sole, eh. Non stiamo dando. Ecco fatto. Adesso possiamo mettere l'operaio. Generazione del lavoro in campo. Campo 21, una testata basta e avanza. Genera lavoro in campo. Abbiamo ben 30 metri di botta, amici miei. Avvia percorso, vai. Perfetto, così lui diserba tutto, amici. Lui diserba tutto e nel frattempo noi facciamo altro. Ad esempio, andiamo a vedere se adesso possiamo dare il concime ai pomodori. Se, perché ho visto che sono cresciuti al primo stadio. Vediamo se ci possiamo andare sopra innanzitutto senza calpestare. E anche qui mi sa cresciuta l'erbaccia. Ecco qua i pomodori. Scusate un attimo, voglio vedere i pomodorini. Che carini, che carini. Allora, c'è l'erbaccia pure lì, eh. C'è l'erbaccia pure lì. Mi pare che non sto calpestando perché è il primo stadio. Vediamo un po' se. Niente, raga, non fertilizza. Non ci fa fertilizzare. Non ci fa fertilizzare. Che amarezza, raga. Che amarezza sta mappa. Che
è tanto bellina ma non prende la fertilizzazione. Non ci prende la fertilizzazione, quindi bisognava darlo, non lo so quando. Vabbè, comunque dobbiamo dare anche il diserbo ai nostri tomato. E quindi per farlo, amici, compreremo una botte piccolina. Se ci penso vi metto anche questa in descrizione. Questa penso che c'è anche su console perché è Lizard. È Lizard, amici. Dov'è? Dov'è? Piccolissima, raga, eh. Eccola, 6 metri, è piccolissima. Ah, metti, prendiamo anche qualche pallet di erbicida. Ok, a parte che credo che ce l'avevo, eh. Credo che da qualche parte ce l'avevo l'erbicida, però. Ok, prendiamolo che a posto, che non si sa mai. Caricato. E andiamo a dare l'erbicida sia ai pomodori che alle patate. Ok. Via. Beh, l'erbicida lo prende però. Meno male. Almeno l'erbicida, raga, lo prende. I nostri pomodori perlomeno non so fertilizzati, ma saranno salvi da sta cosa qua. Ma tipo se io gli do il concime organico invece di quello chimico, lo prende? Mo' proviamo, raga. Prova a comprare il concime organico, eh. Perché avete visto c'è anche il concime organico sul gioco. Mo, ci vuole, eh. Prima di chiudere devo fare sta prova, raga, col concime organico. E vediamo se lo spam di concime che c'ho io lo prende, più che altro. Allora. Innanzitutto togliamo le erbacce dall'orto, che è la cosa più fondamentale, più importante. Ed ecco qua, amici. Mazza come v'ho storto. Ammazza. Qualcuno diceva, mo voglio vedere come fai a dare il diserbo con i recinti. Eccolo come faccio, con la botte piccolina a 6 metri. Te fa tutto. In live, intendo, eh. Vi ricordo che sull'altra, in descrizione c'è l'altra piattaforma dove sono in live tutte le mattine alle 11 e tutte le sere alle 20:30. Amici, v'aspetto anche dall'altra piattaforma, raga. Allora, posiamo anche questo. Vediamo un attimo il concime, se il concime organico viene preso, diciamo, da... Tanto anche questo lo appoggio qua. Vediamo se il concime organico viene preso da lo span di concime, quello che c'ho io, ma non credo, eh. Non credo, no. No, vediamo un po', forse c'è una categoria a parte. Sono span di concimi a parte. Quelli che... Eccolo, sì, esatto, vedete? Vedete? Ci serve questo qua per l'organico. Vedete? Ci serve sta roba qua per l'organico. Quindi niente, raga, per il momento non possiamo darlo. Non possiamo darlo per il momento. Allora, vediamo un po' l'operaio intanto a che punto è. Ok, mi sembra a buon punto, fatemi aprire la mappa, non si può fertilizzare, ma almeno le erbacce le levamo. Dai, sta a buon punto. Niente, raga, io vedo che il video veramente sta venendo lungo, quindi mi auguro che questo video vi sia piaciuto. Come al solito commentate, lasciate un bel like, iscrivetevi, amici, se non siete iscritti, aiutatemi a crescere col canale. Vi ricordo che in descrizione c'è sia l'altra mia piattaforma dove sono in live tutte le mattine alle 11 e tutte le sere alle 20:30, sia il link per comprare qualsiasi prodotto Giants su PC a prezzo scontato. Aspettate che lui si è un attimino incastrato. Poi non mi ricordo che altro devo dire, se non che sto coso si incastra di continuo e tutto ciò è veramente amareggiante. Punto successivo, vai. E niente, amici, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!